si è svolto giovedì 20 dicembre presso la struttura della residenza socio-assistenziale per anziani Stella Maris Siponto l'evento Natalia Stella Maris 2018. L'evento strutturato in più fasi, la mattina dalle 10 alle 12.30 con l'esibizione di scuola e partner del progetto Prima nonché degli utenti diversamente abili del centro polivalente Matteo Tricarico, poi dalle 18.30 fino a tarda sera festa di Natale con spettacoli di musica all'insegna dell'integrazione, socializzazione e del divertimento. Natale a Stella Maris, anche quest'anno, il secondo Natale, dopo aver intrapreso questa grande e bellissima avventura. Abbiamo, come sempre, messo anima e corpo in questo progetto, ispirandoci ai valori della solidarietà e della sussidiarietà e del sociale, e anche quest'anno abbiamo organizzato questo evento per rilanciare ancora una volta la nostra attività socioeducativa e sociosanitaria. Per il prossimo anno i progetti saranno molto importanti perché stiamo lavorando agli accreditamenti per la struttura, quindi questa struttura da socioassistenziale diventerà sociosanitaria, anzi ad alta trazione sanitaria. Avremo in pianta organica medici geriatri e neurologici e intensificheremo appunto la quota, diciamo, la parte sanitaria, proprio perché in ottemperanza ai nuovi regolamenti della Regione Puglia cercheremo di fornire a questo territorio un servizio importante, un presidio territoriale paraospedaliero che serva anche a sostituirsi e a sopperire alla lacuna che è stata creata con la parziale chiusura e il declassamento dell'ospedale di Manfredonia. Oltre a questo, l'obiettivo del 2019 è quello di arricchire questa struttura e renderla una struttura e un centro polivalente e policulturale. Infatti abbiamo già provveduto a organizzare e a prendere l'iniziativa sulla ristrutturazione di tutta la parte sportiva. Infatti per il 2019, per primavera, ci sarà l'inaugurazione del centro sportivo Stella Maris, dove saranno previsti campi da calcio a 8, a 5, probabilmente un campo da paddle e il basket. A questo si aggiungerà probabilmente una ciliegina che sarà una bellissima piscina per tutti i villeggianti di Siponto che potranno frequentare, diciamo, questa struttura, questa oasi come noi la vorremmo chiamare, proprio perché oltre a tutto questo ci sarà anche l'innesto della parte paesaggistica dove cureremo e daremo molta importanza alla cura di un giardino che non sarà un semplice giardino ma un giardino dove gli anziani e non solo, anche i loro familiari, ma anche gli avventori della città, i turisti, potranno passeggiare e rilassarsi, proprio perché riteniamo che il sociale, il sanitario non può non sposarsi con la cultura, con il relax e con tutte quelle terapie che sono indispensabili per la cura e il benessere dell'uomo. Oltre a questo ci doteremo anche di elementi e soggetti artistici. È in programma anche la rivalorizzazione della facciata prospettica, proprio perché vorremmo che questa sia una struttura polivalente, dove cultura, arte e sanità vadano a braccetto e far sì che questa struttura diventi un vero punto di riferimento per tutta la città di Manfredonia.